Cappuccetto Rosso si avvicina al letto, dove il lupo, prendendo il posto della nonna, si è infilato. Lo guarda attentamente e, come tutti i bambini curiosi, comincia a fare domande. «Che orecchie grandi che hai, nonnina!» «Per sentirti bene, bimba mia!» risponde il lupo. «Che naso grande che hai, nonnina!» «Per annusarti meglio, bimba mia!» risponde il lupo. «Che occhi grandi che hai, nonnina!» «Per vederti meglio, bimba mia!» risponde ancora il lupo. Cappuccetto si avvicina un po', guarda la nonna e ricomincia. «Ma che braccia lunghe che hai, nonnina!» «Per abbracciarti meglio, bimba mia!» risponde il lupo, innervosito. «E che mani grandi che hai, nonnina!» «Per accarezzarti meglio, bimba mia, avvicinati!» dice il lupo sbuffando. Cappuccetto però resta sempre fuori portata e prosegue. «Che gambe lunghe che hai, nonnina!» «Per correre meglio, bimba mia!» risponde il lupo spazientito. «Che piedi grandi che hai, nonnina!» «Ma quanto rompi, Cappuccetto Rosso!» E con un calcio preciso, il lupo tira Cappuccetto Rosso lontano, oltre il bosco. Qui mille urla soddisfatto. «Per calciarti meglio, contenta adesso?» Vergine, oggi è la giornata giusta per andare a trovare un parente lontano. Attenzione agli imprevisti, uno sconosciuto potrebbe farvi perdere del tempo prezioso. Scegliete con cura i vestiti e ricordate, il rosso vi dona sempre. Istruzioni per l'uso. Cappuccio rosso, macchina per frittelle. Ringraziandovi per aver acquistato il nuovo modello Cappuccio rosso, la Fable & Co. vi consiglia di seguire attentamente le seguenti istruzioni prima di procedere al suo utilizzo. E ricordate, per preparare delle appetitose frittelle, i nostri maestri pasticceri consigliano di utilizzare solo ingredienti del pastificio Mamma Spa. Inserire due pile da 1,5 volte nell'apposito vano, quindi premere il tasto ON posto alla base dell'apparecchio. Alla base del cappuccio rosso troverete una leva per due velocità che vi permetteranno di impastare e cuocere direttamente le frittelle della nonna. In posizione lupo, il tempo di impasto si raddoppia e nell'attesa potrebbe venirvi una fame tale da farvi mangiare persino la nonna stessa. Le frittelle preparate con questo apparecchio sono talmente golose che sono stati segnalati diversi casi di indigestione. Allo scopo ricordiamo che la Fable & Co. produce anche l'ottimo digestivo Cacciatore, di cui vi consigliamo di tenere sempre a portata una buona bottiglia per i casi di emergenza.